Ha colpito una massicciata di 28 gradi. Con le ali e tutti gli alberi è scivolato solo di 8 metri. Quindi si è fermato all'istante. L'indagine dell'NTSB rivela che i controllori non si sono passati informazioni vitali. Non ne sono sicuro. Passate a 9.1. Confermate la direzione. Le comunicazioni radio, una componente fondamentale nella gestione del traffico aereo, hanno tradito passeggeri ed equipaggio. Il Next Gen è studiato proprio per evitare il ripetersi di simili errori. Le comunicazioni radio saranno in gran parte sostituite da uno scambio di dati elettronici. L'automazione è importante e in futuro permetterà di evitare errori che si commettono quando si è sotto pressione perché si sa di non potersi permettere sbagli. Direzione 109. Roger, confermo quota. Con l'eliminazione delle conversazioni radio, le torri di controllo del futuro saranno luoghi molto più tranquilli. I controllori a terra saranno ancora necessari negli aeroporti per smistare gli aerei in arrivo e in partenza, ma con informazioni più precise a loro disposizione e una minore necessità di parlare ai piloti, saranno in grado di gestire molti più voli rispetto alla situazione attuale. A bordo del volo della FAA, la nuova tecnologia basata sul GPS viene sottoposta al test più importante. Senza indicazioni da parte della torre di controllo. Lo vedi, Daniel? Eccolo lì. I collaudatori notano un altro aereo appena 120 metri più in basso. Sul retro del jet, il sistema Next Gen individua l'altro velivolo. Se il dispositivo fosse stato in cabina, avrebbe mostrato ai piloti la sua posizione precisa. Oggi si affidano a un apparato chiamato TCAS, che li avvisa del pericolo. Usando segnali trasmessi da un aereo all'altro, il sistema di allerta del traffico e di elusione di collisione avverte i piloti nel caso un aereo si avvicini troppo. Il TCAS fornisce al pilota un segnale 45 secondi prima della possibile collisione e poi circa 25 secondi prima del potenziale schianto, un altro segnale consiglia ai piloti di salire o scendere per evitare di restare alla stessa quota dell'altro aereo. Di solito è la torre di controllo che ce lo comunica. Sì, esatto. Ma non è servito, il TCAS è stato molto utile. Il TCAS può aiutare i piloti a evitare collisioni con velivoli vicini, ma in futuro, grazie al Next Gen, riusciremo a impedire persino che gli aerei si avvicinino troppo tra loro. Con l'ADSB potremo vedere sul display tutto il traffico in zona. Stavolta il sistema ha funzionato alla perfezione. I collaudatori vedono il pericolo e lo evitano. Il TCAS può aiutare i piloti a evitare una collisione, ma averlo a bordo non evita del tutto il rischio di un incidente. Il 29 settembre 2006, un piccolo jet executive sorvola la campagna brasiliana. I piloti voleranno fino a Manaus, in Brasile, per poi ripartire alla volta di New York. Brasilia, November 600. In cabina, il copilota Gian Paladino sta avendo problemi a mantenere il contatto radio coi controllori di volo. November 600, X-ray, Lima. Il copilota prova varie frequenze, ma nessuno risponde alle sue chiamate radio. Brasilia, November 600. È insolito che piloti e controllori di volo rimangano senza comunicazioni per un periodo di tempo così prolungato. Brasilia, November 600, X-ray, Lima. November 600, Lima. Alla fine, dopo 12 tentativi, Paladino riesce a parlare con i controllori. Contatto 1, 2, 3. 2 oppure 2, 6, 45. Prego ripetere la frequenza per November 600, X-ray, Lima. Ma la trasmissione è disturbata e Paladino non capisce. Brasilia, November 600, X-ray, Lima. Poi il segnale scompare del tutto. Il jet segue il corridoio aereo di Brasilia, diretto su Manaus. Ma lungo questo corridoio il traffico procede in entrambe le direzioni. Il sistema dei corridoi tra Brasilia e Manaus è molto semplice. Gli aerei diretti a nord mantengono quote pari, mentre quelli che volano verso sud mantengono quote dispari.
Dopo poco più di due ore di volo, ha luogo il disastro. L'urto ha fatto vibrare ogni atomo del mio corpo. L'estremità dell'ala era stata staccata e appariva tranciata, come se fosse stata masticata. Il Legacy ha urtato un Boeing 737 in arrivo dalla parte opposta. Il volo 1907 della Gol. Ingovernabile, il jet precipita con 154 persone a bordo. I piloti del piccolo executive non sanno cosa hanno colpito, ma riescono a mantenere il controllo dell'aereo. Seduti là dietro! Lo tengo, lascialo a me. Scendiamo, voglio scendere. È tutto tuo. L'equipaggio individua la pista di una base aerea militare nel cuore della giungla. November 600 X-Ray Lima, emergenza. Dobbiamo atterrare a 0 Bravo Charlie. È il vostro aeroporto? I piloti del jet executive tentano un atterraggio di emergenza. Ci siamo. Estendi flap al massimo dei flare. Voglio un valore di 9 ai flare. Ai flare 9, hai detto? Sì, dammi 9. Seduti là dietro! Quando atterri in circostanze simili, la velocità di discesa è maggiore. Scendi davvero molto velocemente. Bene, ci sei. Tienilo. Bene. Bravissimo. Accidenti. Al centro del traffico aereo di Brasilia, i controllori hanno perso le tracce del volo 1907 della Gol. Manaus, non c'è nessun volo Gol, sugli schermi non compare. Sta arrivando. Quindi è già nella mia zona? Da più di mezz'ora. E in quel momento c'era molta ansia e i controllori non sapevano cosa dire. Non riuscivano a capire che cosa stava succedendo. L'esercito individua i rottami del volo Gol 1907 in mezzo alla giungla amazzonica. Non ci sono sopravvissuti. Gli inquirenti scoprono che il jet Legacy e quello della Gol volavano nello stesso corridoio aereo, in direzioni opposte. In teoria, dovevano essere separati da 300 metri di quota. Gli investigatori interrogano il pilota del jet executive. Procedevamo a nord-ovest, verso Manaus, a 11.300 metri di quota. Abbiamo provato a contattare Brasilia. Ha detto che volavate a 11.300 metri di quota? Sì, esatto, a 11.300 metri. Non ci siamo mai mossi. Stando al piano di volo assegnato, i piloti del jet executive dovevano restare a 11.300 metri fino a Brasilia. Poi dovevano scendere a quota 11.000. Secondo il piano di volo, una volta su Brasilia avreste dovuto scendere a 11.000 metri. Perché non l'avete fatto? Non ce l'hanno detto. Prima del decollo ci hanno detto di restare a 11.300 metri fino a Manaus e così abbiamo fatto. I controllori possono modificare il piano di volo in qualsiasi istante perché hanno un quadro più chiaro della situazione del traffico in quel momento. Non ci hanno ordinato di scendere e noi non l'abbiamo fatto. Quando abbiamo avuto la certezza che entrambi i velivoli stavano viaggiando alla stessa identica quota, abbiamo capito senza ombra di dubbio che avremmo dovuto concentrare la nostra inchiesta sul controllo del traffico aereo. Può mostrarmi la schermata del Legacy? Sul loro schermo radar, i controllori di volo sono in grado di vedere le cifre relative alla quota e alla velocità di ogni aereo di passaggio nel loro quadrante e i dati di identificazione inviati dai loro transponder. Le immagini mostrano agli inquirenti quello che i controllori di volo hanno visto sugli schermi radar.